In passato la crescita è stata solo affidata alla crescita organica, quindi alle premesse di portfolio Ferrero su Ferrero. È evidente che ogni generazione, credo, debba esplorare nuove frontiere del possibile, portarsi al di là delle colonne d'Ercole del già fatto. Non è certamente apologia, però abbiamo avuto un fondatore con un tratto indiscutibile di genialità, di creativa. Anche per premunirci del venire a meno di questa genialità che era ascrivibile ad personam alla figura di Michele Ferrero, avremo una visione molto, direi, pragmatica di rafforzamento se si presenteranno le occasioni adeguate che genereranno il valore, necessario al costo dell'investimento. Credo, che la volontà forte sia quella di scrivere ancora nuove pagine, di successo di questo grande gruppo, nel mondo, per cui no, escluderei anche a fronte di qualsiasi offerta allettante. Quindi la Nutella non diventerà straniera. Da 2 mesi, grazie, al lavoro, di tutti i collaboratori Ferrero nel mondo, siamo saliti sul podio. Siamo in terza posizione nello scenario mondiale di produttori di cioccolato, come le ha detto il professore di pasticceria. Credo che questo sia un altro fiore all'occhiello dell'industria italiana e spero, con l'aiuto di tutti, che vorremmo ancora mantenerci in quella posizione a lungo.